Radio, La mia discoteca più grossa credo che sia stato la Giostra, il 2000. L'autostrada degli innocenti, bravo, degli questa è bellissima da dire. Io, Tutti andavano lì e loro avevano questa è il stata pass. la Sì, mia prima bravo, discoteca perché bellissimo. avevo delle casse È enormi, vero. mi mettevo lì, mi sentivo proprio avvolto Tutto il dal suono, pomeriggio. boom, è una cosa che io non sentivo mai, Casse grosse, sì. capito? Oppure quando ero a casa ero capace di andare a scasottare su Radio Lussemburgo per vedere di ascoltare i primi pezzi che andavano in voga, ecco. E così, però dove sentivo maggiormente questo suono era proprio il 2000. Infatti l'altro giorno ho incontrato uno dei fratelli. Quello che è la giostrina con il parco, Esatto. data. E lui diceva sempre che guarda che te sei stata la mia prima discoteca. È vero. Ah, con i Nomadi siamo stati anche in America, abbiamo fatto una tournée americana di 10-15 giorni, abbiamo fatto Philadelphia, Boston, New Jersey, insomma. Perché com'era l'accoglienza Là si suonava per questi americana? italo-americani, erano dei localoni enormi dove andavi dentro Tanto e il periodo di Io Vagabondo è stato sempre. questo, perché Io Vagabondo fece successo anche in America, in quelle zone lì dove c'erano tutti questi italiani, perché sai, loro ascoltavano molto le radio italiane e quindi c'era questo. Però dopo è stato un sogno, come si dice, a doppio taglio, perché io mi sono accorto che l'America è in Italia, non è in America. Perché quando là ti cominciano a dire non puoi, se andate fuori di sera andate fuori almeno in 10, in 12 o in 15. Eravamo nel 71, insomma. Sì. Se tirate fuori i soldi non prendete fuori il portafoglio, ma prendete fuori un dollaro, Sì. perché se no li trovate uno Ma c'erano subito. già problemi di sicurezza allora. Ecco, allora dico, se questa è l'America io preferisco Rovereto, l'Italia e Soliera, insomma. Che qua ancora queste cose, insomma, ancora non c'erano. Abbiamo lavorato 20 anni insieme ed è stata una favola, ecco. Quando avete fatto il concerto con Guccini al Al Kiwi, Kiwi, giusto? Raccontaci qualche ricordo di quella serata lì. raccontaci, avete fatto molte prove, com'è andata? Lì con Guccini abbiamo provato proprio, siamo stati lì. Credo 5-6 giorni. Lì c'era Jimmy Villotti alla chitarra, c'era quell'altro chitarrista argentino, Flaco si Flaco chiama, Biondini. Flaco Biondini. Poi c'ero io, c'era Chris Dennis al violino, alla chitarra anche lui. Augusto, Poi beh. c'era Umbi al basso, Beppe alle tastiere, Augusto che si dilettavano a Sì. cantare insieme. È stato bello, è stata una bella esperienza.
Peccato non è nato la tournée. E niente, poi dopo alla prima, a lei. Abbiamo fatto la serata, dunque la prima l'abbiamo fatta a Pavana, credo. Abbiamo fatte due, una a Pavana e una al Chivi, il Piumazzo. A Pavana non mi ricordo che locale c'era. Vedremo soltanto la sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido mi suonerà. Catene di volti, coperte di vento, saranno confine a foreste di adentro. Hai mano d'uomo le toccherà, solo il silenzio, come un sospiro si stenderà fra il cielo. Ma se pensi, pensa però a questo gruppetto di Via Verdi, Puccini, Mascagni, poi è saltato fuori, vabbè, oltre a noi due, è saltato fuori Pierfari, Bonvi, Dodo Veroli, quindi eravamo, ma se posso dirlo, i più, fra virgolette, intellettuali del gruppo erano Franco e sottoscritto qui. Sì, noi eravamo quelli che leggevano di più degli altri, quelli che, noi avevamo due grandi passioni allora, che erano Woodhouse e Paperino di Barks. Tra l'altro, se sei saggio ridi, era lo slogan di Woodhouse. Ah, sì, sì, è vero. Sì. Se ci si riconosceva dicendo: a me piace Paperino disegnato da quello Tobo, perché la maggioranza della gente non vedeva le differenze. Noi invece avevamo, mi ricordo io, lui, poi il Bombic anche, avevamo individuato benissimo i racconti che erano di Barks. Poi c'erano i primi racconti di Scarpa, anche quelli bellissimi, sì. No? Tutto il resto era robaccia. Ne vanno così fieri, ma era proprio le parodie, erano cose illeggibili. E avevamo questa gran passione per Barks. Poi no, un'altra cosa che ci ha unito molto, credo te l'ho passato io, Comma 22. Sì. Più che sulla strada, che piaceva per Comma esempio 22. Più a lui che a me non è mai piaciuto molto, che ero, non mi è mai convinto. Noi quando facciamo Cabò, per esempio, lui è stato complice di Cabò, l'aveva fatto in solaio da me, via Puccini. Cioè il giorno prima apprestavamo un salamino, una bottiglia di vino, una pila così di fumetti. Poi io andavo, salivo le scale e andavo su, lui faceva il giro dietro a casa, salivo le scale, bussava, rimaneva lì tutta la mattina a leggere fumetti, a bere, a farci salire. Uno è durato una settimana, poi sua madre l'ha scoperto. No, non l'ha scoperto, per te forse, ma per me no, non l'ha scoperto. Oppure andavamo alle Estense, inverno, alla biblioteca Estense, perché questi Cabò qua sono Cabò primaverili, nel senso che su c'era freddo, invece alle Estense c'era caldo. E io di solito prendevo due cose, era la storia del jazz, per esempio, allora i misteri della scala pentatonica, no? Poi l'antologia di Spoon River, scoperta, qui sentivo parlare. Quanti libri che abbiamo scoperto, noi ci siamo fatti molto più cultura con i Cabò all'Estense. E anche García Lorca, le poesie di García Lorca. Ma io ho scoperto dei libri perché c'avevano una bacheca dove esponevano le novità, come nelle librerie. Te, te li prendevi, li potevi era leggere. Era comodo perché potevi prenderlo direttamente. No, mi ricordo, ho letto I diavoli di Rodin, per esempio, un libro che mi ha influenzato moltissimo, a 15-16 anni. Mi prestava perché aveva... Quello da cui poi ha fatto il film Ken Russell, I diavoli, che è un libro bellissimo di storia. Questo fortunato ragazzo aveva una madre che gli aveva aperto il conto in una libreria in via Canalchiaro, se non sbaglio. Quindi lui andava là a prendere i libri gratis praticamente. E quindi me li prendeva, io c'avevo in tasca, lui me li prestava. E ci hanno letti un mucchio di roba, poi eravamo due lettori, come poi abbiamo continuato adesso, tutto sommato. Io leggo ancora un libro al giorno, anzi non faccio altro nella vita. Più o meno, quando mi chiedono che mestiere fai, dico... Ah, lettore, poi dopo ne parliamo. E poi leggi di tutto, di tutto.
Vai, Gusti.